Attenzione! Il video è un edit della live sul mio EP Walk Through the Fire, le cui tematiche sono forti e delicate. Per coloro che decideranno volontariamente di guardare la live, siete pregati di rispettare la sensibilità di ognuno degli ospiti. Eventuali commenti inopportuni e di odio verranno prontamente segnalati. Siete stati avvertiti. Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte e spammiamo altri messaggi di benvenuto in questa live dove reagiremo al mio primissimo EP che sta tranquillamente su Bandcamp, potete tranquillamente acquistarlo. Diamo il benvenuto anche agli ospiti che reagiranno all'intero disco. Signore e signori, diamo il benvenuto allo staff di GDR Art, a due membri, Keys e Zavia. E a un'altra nostra amica che è la nostra Mars. Ciao! Io sono veramente contento di essere qua in live oggi. Io sono contento altrettanto, ho un po' il naso chiuso, le braccia mi fanno male, sono un po' tutto rotto, ma comunque sarò attivo e sveglio, ve lo prometto. Dai! Ansia. Tranquilla Mars, che non ti faccio ascoltare black metal o robe pazze. Non induciamo oltre e iniziamo subito. Allora, quando parliamo di questo mio primo lavoro musicale, Walk Through the Fire, parliamo di un EP in sostanza che tratta tematiche molto delicate, si varia dalla tristezza, depressione, comunque tematiche molto pesanti, alla falsità delle persone, violenza sulle donne, trattato tutto a tema denunciatorio, includendoci anche tematiche importanti come i sentimenti, quali per esempio l'amore, perché magari uno dice, ah da, faccio la canzone d'amore, però comunque è un sentimento che ha un suo valore, perché comunque in generale tutti i sentimenti hanno un loro perché, non sono da sminuire, fanno parte comunque dell'essere umano e lo caratterizzano, anche perché se no altrimenti saremmo macchine che eseguirebbero le loro task. Citazione da Among Us, senza personalizzazione del crewmate. Al di là di questo, in generale su questo EP verranno trattate tematiche molto 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 delicate, dalle quali apprendere e tenere in mente onde evitare poi errori futuri, incomprensioni future. Per esempio, spoiler, una canzone parla di un suicidio realmente avvenuto, però questo è un evento appunto da cui imparare affinché non avvenga in futuro. Le altre canzoni hanno l'argomento da cui imparare per far sì che ci sia più comprensione. Un'altra canzone, che proprio è quella contro la violenza sulle donne, è fatta in maniera sì che l'argomento comunque venga appreso, ci sia fatta della sensibilizzazione tale che queste cose non vengano poi ripetute in futuro. Quindi lo scopo è empatico. Questo è un po' il quadro generale dell'album, che tra l'altro presenta a livello di genere, di musica, delle sonorità alternative rock, alternative metal, con influenze sinfoniche, qualcosa di elettronico, un po' sulla falsa riga degli Evanescence e dei Linkin Park. Non sto a fare altri esempi magari che sono molto meno conosciuti e che fanno parte dell'ambito metal. Toh, siamo buoni, ne cito uno che proprio mi ha influenzato sulla scrittura di un brano, gli Our Mirage, che sono un gruppo metalcore, ma questi sono praticamente assai sconosciuti rispetto a tutto il gran panorama metal, che è già di per sé una nicchia. Quindi, non vi aspettate roba aggressiva, brutta, aspettatevi delle power ballad sostanzialmente, con dei pezzi anche un po' più movimentati, ecco. Ne sono 7, non dico oltre, possiamo partire. La prima traccia che andiamo ad esaminare è Mask, che tra l'altro era disponibile in prevendita con l'album, che tranquillamente, ripeto, potete acquistare anche in questo stesso momento andando sul mio profilo Bandcamp. Mask tratta della falsità, dell'inautenticità delle persone, questa tendenza molto a non essere onesti, a indossare delle maschere, per appunto quasi un concetto mirandelliano. Inizialmente ero partito da una forma di dissing, poi ho scoperto altre maschere e la cosa quindi ha ottenuto maggiore intensità. Non indugiamo oltre e proponiamo l'ascolto ai nostri Zavi, Kiss e Mars. Eccoci! Wow! A me, sinceramente, io non sono un esperto di musica e non sono
un esperto di questo genere musicale, ma in generale i miei gusti musicali sono molto variegati. Vado in tutti i generi, ma non sono esperto di niente e ascolto soltanto i brani che mi piacciono. Questa sarebbe una di quelle canzoni che potrei mettere nella mia playlist, per esempio, perché mi piace proprio. Mi piace come è cantata, mi piace il genere e devo dire che è anche gradevole nonostante il tema che tratta, perché comunque è tutto molto velato, interpretabile. Potrebbe significare una cosa per qualcuno, potrebbe significare una cosa totalmente diversa per un altro, ma comunque lo spirito non cambia mai. Sono contento comunque che ti sia piaciuto e che tu abbia avuto... Dica? Qualcuno voleva dire qualcosa? Volevo sentire il parere di Marzo su questo brano. Lo sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Allora, come ha detto Omar, io ascolto molto, quindi vario molto e non me ne intendo, sono completamente ignorante, quindi prendete con le pinze quello che dico. Però lo stile della canzone mi piace moltissimo. È proprio il tipo di canzone che ascolterei io e te lo dico già, ho intenzione di comprare il tuo album. Oh, grazie! Perché già questa canzone mi ha conquistato, poi comunque c'ha un tema che per me è molto importante, quindi veramente ti faccio i complimenti, hai una voce pazzesca e questa è solo la prima canzone e non vedo l'ora di sentire le altre. Grazie! Grandissimo! Io, avendo curato il mastering dell'album, le tracce le conosco, però è bello parlarne un attimo, perché io credo che tutto questo disco in generale ha delle vibe molto belle. Io credo che nel corso degli anni hai trovato un'identità molto solida a livello di sound. Poi per quanto riguarda i testi, te l'ho anche detto più volte in questi giorni, è un album che a me sta aiutando tanto. Questo brano qui, poi io ti dissi, guarda, secondo me questa potrebbe essere la traccia di presentazione dell'album, perché c'è tutto a livello stilistico, musicale, ma poi proprio a livello di tematiche si sente questa voglia di denuncia, ma come se fosse una carezza, il che è veramente bello. Questa secondo me è una delle ballad degli ultimi anni di artisti recenti, effettivamente, perché non si sentono molto spesso brani di questo tipo, di qualità qua, così lavorati, significativi, carichi, viscerali. Questa è una bella cosa che tu hai sempre avuto, in realtà, perché io ti conosco da una vita. Questo è un brano che mi ha conquistato al primo ascolto e ogni volta che lo riascolto ci trovo delle robe nuove, quindi super figo. Sono contento che vi sia veramente piaciuto e vi dirò di più, a parte che tutto l'album sarà in inglese. E voglio aggiungere una cosa, qui l'ispirazione è stata parecchio teatrale, a livello di ambiente, ecco. Chi mi ha ispirato di più è una band che di teatro proprio se ne intende. Sono i Boys of the Fall, con la loro Carnival of Rust. Oddio, adoro. Adoro. Tu poi mi facesti studiare un brano loro, che è War. Li ho fatti conoscere io i Poets of the Fall. Esatto, me li hai fatti conoscere tu i Poets of the Fall e poi dopo ho approfondito da solo tramite Carnival of Rust, che tra le due secondo me la migliore. Allora, io in realtà non li conoscevo inizialmente, poi io essendo un nerd, era il periodo che stavo giocando tantissimo Alan Wake e io ho sentito per la prima volta War giocando appunto Alan Wake e quindi mi sono andato a documentare su questi qua, mi sono ascoltato la discografia loro e veramente vale la pena di ascoltarli perché loro c'hanno proprio questo mood. Andiamo avanti per il resto con il prossimo brano. Parlavamo prima di sentimenti, di amore. Questo brano è un brano d'amore, un brano romanticamente d'amore. E uno dice, ma cosa non ha? Hai appena detto una super cazzola. Se è romantico è ovvio che è d'amore. E invece no, spoiler alert. Questo perché romantico, nell'accezione ottocentesca, significa pieno di sentimento. Ma pieno di sentimento può essere rabbia, tristezza, felicità, amore, paura, tutto. Prendete un'emozione, anche il senso patriottico, e portatelo all'estremo. Portatelo al sublime del suo potenziale. Quello è il romanticismo, in tutta la sua chiave espressiva. Attrazione per ciò che è fuori dal comune, ciò che si nasconde dietro il velo dell'esistenza reale. Però ecco, a parte questa parentesi, quindi quando dico che questo è un amore romantico in questa traccia, intendo dire che è proprio un amore portato a sublime, un amore paragonabile ai venti del cerchio dei lussuriosi della Divina Commedia di Dante, all'inferno. Living in the Night, quindi, un brano che tra l'altro potete dedicarla a chiunque vogliate, è quello più particolare di tutti quanti, perché è un brano involontariamente art rock. Non indugio oltre e possiamo anche procedere con l'ascolto. Not a woman, no,
Eccoci qua. Beh. Allora, scusate, io, se posso. Sì, sì, vai, 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 tranqui, tranqui. Questo è uno stile particolare, non è il tipo che ascolto io. Mi ha ricordato i Queen, un po' quello stile lì, no? Ho capito. Leggendo il testo, anche in questo caso, mi ci sono rivista molto. Ho ricollegato cose mie, magari riferite ad altre persone riguardo me stessa. Quindi mi ha toccato parecchio mentre l'ascoltavo, avevo i brividi. Sono molto sensibile, quindi sentire leggere determinate cose mi fa sorridere il cuore, ma allo stesso tempo un po' emozionare, insomma. E mi ha fatto emozionare parecchio. Sono veramente contento. Io invece ho sentito questo testo completamente diverso dal primo. Sembrano due testi di un album diverso, ma comunque mi è sembrato di sentire delle note di... ha proprio cambiato genere, mentre l'altro era più tra virgolette metal, nu metal. Questo mi è sembrato quasi più power metal, diciamo, tra virgolette. Ho sentito delle note in alcuni punti un po' power metal, in alcuni punti un po' pop, in altri mi è sembrato di sentire un musical tipo dei Aristogatti. Era come una montagna russa altalenante di emozioni che volevi trasmettere cambiando proprio stile. Tipo, volevi dire una cosa, la volevi dire con quello perché te la sentivi di dire con quello. Volevi dirne un'altra, hai detto con quest'altro. Poi alla fine, svarione finale, che hai detto fa tutto, pum pum pum, e ti sei lasciato andare del tutto alla fine. Comunque, ripeto, hai tra virgolette come molta fortuna, perché questo è un genere musicale che a me piace molto. Infatti, se dovesse mai capitare che senti una mia playlist, sarebbero tutte canzoni diverse, difficilmente ci sarebbe lo stesso gruppo musicale o cantante, ma sono comunque tutte canzoni simili tra di loro. Quindi anche questa mi è piaciuta molto, anche perché sei molto bravo. Stiamo comunque parlando di cantanti emergenti, quindi dilettanti tra virgolette, ma sembra fatta veramente molto bene. Ora non so chi ti ha aiutato a fare tutto il lavoro, ma la mia reaction a questa canzone è stata what the fuck, lol, divertente, mi piace. Grazie. Tranne per il mastering ho fatto tutto da solo. Tastiere e pianoforte le ho fatte io, la chitarra l'ho fatta io. Gli unici strumenti che comunque sono dei VST, ma vabbè, per mancanza comunque di disponibilità di tali, basso e batteria fondamentalmente. Questo è proprio il mio pezzo preferito di tutto l'album. Io mi ricordo la prima volta che me lo facesti sentire, io stavo, ok, che sta succedendo? Cioè, che parte in una maniera assurda, perché veramente sa molto di opera all'inizio, con quell'andamento del piano tutto un po' saltellante, che sembra proprio lui che entra in scena e che parla al pubblico. È molto teatrale questo brano, per quello a me piace da morire. Poi c'è questo ritornello che si apre, che dà questa sensazione proprio di epicità. E concordo con quello che dice Omar, secondo me c'è proprio un occhio di riguardo al come dire le cose. Cioè, quando lui parla di sé agli altri, è come quasi se volesse entrarci in punta di piedi, anche essendo un po' autoironico. Mentre sul ritornello, che c'è questa apertura, e in particolar modo sul bridge, che secondo me lì c'è proprio il succo di tutto il brano, c'è un linguaggio diverso. E io, che nei miei brani sono molto variegato, facendo progressive non sono mai uguali dall'inizio alla fine, perché anche io come te cerco sempre di trovare il linguaggio giusto per il momento giusto. E tu hai parlato di romanticismo, secondo me non a caso, e voglio fare un paragone un po' provocatorio di questo brano con un qualunque Lied d'arte di Schubert. Ok, qualcosa che dovrò recuperare, onestamente. Praticamente i Lied d'arte erano dei brani per pianoforte e voce dove tutto quanto contribuiva a creare questo ambiente particolarmente teatrale. Musica e testo vanno perfettamente a braccetto in una maniera estremamente romantica, proprio nel senso di Sturm und Drang. Quindi secondo me hai centrato il punto, il romanticismo allo stato puro. Perché a volte si pensa al romanticismo nella canzone d'amore, come dicevamo prima, ma in realtà il romanticismo è tante cose. È stata una corrente importantissima nell'Ottocento, quindi sono contento che ci siano giovani oggi che ancora riprendono questo movimento, che secondo me ha ancora tanto da dire. Per il resto è il mio brano preferito dell'album, è fuori di testa l'arrangiamento di sto pezzo. Grazie a tutti, sono contento comunque anche qui per le vostre impressioni. Quando tu, Zavi, hai detto power metal, ho fatto una faccia, perché proprio era un accostamento di genere musicale che non mi aspettavo minimamente. Poi dopo Kiss gli ha trovato appunto una concretezza maggiore al termine, perché poi dopo ha parlato di epicità del momento. Il power metal sì, è un po' epico appunto. Sì, sì. Un po' di Stratovarius, senti un po' di Dragon Force. Spunta un Herman Lee selvaggio. Esatto.
Anche perché sì, il power metal sostanzialmente parliamo sia di roba mid tempo come roba veloce. Ci sono anche ballad come Bard Song oppure Letter to Day, no? Oppure We Are What We Are dei Sonata Artica. Ce ne stanno a migliaia di ballad power metal. Anche la stessa I Died For You degli Esdeath, ballad a mid tempo, è comunque un brano power. Quindi, nonostante la faccia che ho fatto in live, ci hai comunque preso. Per il resto, sì, comunque è proprio in base a quello che volevo dire che ho cambiato modo di espressione musicale. E infatti il bridge dice: vorrei che lei venisse da me a confessare tutto il suo amore. So che posso sembrare arrogante, ma non sono abbastanza coraggioso da dirle faccia a faccia che... E poi c'è il ritornello dove esplodo e dico le cose come stanno. Allora, io ti dico che i testi sono la prima volta che li leggo in realtà. E quando è arrivato il bridge ho letto sta parte del testo. Poi Mars lo sa, mi ci sono rivisto un sacchissimo. Mi ci sono rivisto un sacchissimo. Immagino, anche perché tu poi dopo appunto in privato mi raccontavi che questo album ti ha fatto immedesimare, perché sì, appunto avendo masterato i contenuti, questo per lui è un riascolto. Possiamo passare alla prossima traccia, che sostanzialmente tratta dei turbini personali. In breve, per capire un po' di cosa si tratti, io fondamentalmente soffro di crisi ansioso-depressive, sto in cura ed è una cosa che dico senza vergogna, perché comunque se avete un problema, il messaggio anche di questo album è se avete delle difficoltà, non fatevi altrettanti problemi poi a parlarne, a cercare aiuto perché non siete soli. È una cosa che io ho fatto, è una cosa che hanno fatto anche altri, fatela anche voi perché vi risparmiate veramente tanta sofferenza. Certo, è difficile uscirne fuori, ma difficile non vuol dire impossibile. Quindi, Can You Save Me sostanzialmente, come anche il brano che seguirà dopo di questo, parla di questo dramma che ho io e che sto cercando di risolvere poi con l'aiuto di anche un bravo psicologo. Non indugio oltre, è una power ballad che va sull'alternative rock, alternative metal, e vado con l'ascolto. Eccoci qua. Questa canzone sembra una richiesta di aiuto, ma a te stesso, secondo me. Le parole sembrano parlare chiaro, ma in fondo è come se tu stessi parlando a te. L'aiuto che stai chiedendo lo stai chiedendo proprio a Leonardo Corradetti, come a dire: ehi tu, sì, proprio tu, aiutami, che cacchio stai facendo? Svegliati, non lo vedi che la situazione è questa? E anche il ritmo delle parole, il medesimo, perché appunto le persone sentono che stanno toccando fili di una cosa che riguarda loro molto da vicino, in quanto è una situazione purtroppo molto comune questa. Posso? Sì. Non mi dilungo troppo anche perché sennò comincio a piangere. Io ti capisco, anche io ho un problema che mi porta ad avere fasi depressive. Io ora come ora sono nell'inferno più totale, chi se lo sa, e quindi questo brano mi ha toccato proprio dei tasti molto dolenti per me, perché ho rivisto quello che sto passando io in questo periodo. Quindi veramente io non so cosa dire, perché sennò comincio, non smetto più di piangere. E grazie per questa canzone, veramente da brividi mi hai scosso qualsiasi cosa. Sono contento e ti dico, guarda, non mollare perché comunque ogni vita ha un valore che non può essere estirpato via, punto. Già dal fatto che respiriamo abbiamo un valore, quindi continua a lottare perché già il fatto che sei ancora viva vuol dire che ce la stai facendo. Metticela tutta se ti serve aiuto. Non dico di dirlo a mezzo mondo perché fidarsi è bene, però sempre essere attenti alle persone a cui lo si dice, questo ovvio, non lo metto in dubbio. Però ecco, il discorso è proprio non vergognarti di parlarne assolutamente come hai fatto adesso e come tra l'altro ribadirò spesso, se ti capiterà uno psicologo, quello d'oro, hai sbancato, perché vuol dire che sarà una figura cardinale per te che ti aiuterà tantissimo come gli amici, come tante altre persone.
Quindi veramente stai andando bene, continua a combattere, non mollare. Te lo dice uno che praticamente siamo sulla stessa barca, ecco, l'hai visto. Io soffro anche d'ansia, sono 6 anni che combatto con queste cose, vedo tutto buio, soprattutto in questo periodo. Quindi la cosa che vorrei dire anche alle persone che ci stanno guardando è di non avere paura di parlarne con qualcuno, non solo con gli amici o con la famiglia, ma con qualcuno di professionista. Se voi sentite di avere un problema, andate a farvi aiutare, lo dico per esperienza personale. Pienamente d'accordo, anche perché abbiamo bisogno di tanta comprensione e tanta umanità. Per me in realtà questo brano è un po' guardare al mio di passato. Chi mi conosce come artista e come amico sa che ho avuto anch'io dei momenti così tanto bui, con la differenza che io veramente me la sono dovuta cavare da solo. È stato difficile, però in ogni linea del testo ho rivisto il me di qualche anno fa, che si chiedeva proprio aiuto. È stata in realtà proprio la musica a salvarmi, se devo essere proprio onesto. Mi ha permesso anche di metabolizzare tante cose, tanti traumi del passato, tante cose che ho vissuto e tante cose che vivo tuttora, perché adesso so come affrontarle, so come viverle. Quindi diciamo che per me è un guardare al passato anche con un po' di malinconia, nel senso è forte. Io penso a tutte le volte che mi sono detto di salvarmi e credo che un brano del genere sia molto coraggioso, perché vuol dire confrontarsi con un problema molto intimo e soprattutto attraverso la musica arrivare a tutti, in modo tale che tutti, specialmente coloro che sentono particolarmente questo tema, possano empatizzare e capire un attimino il messaggio. Come ti ho detto quando abbiamo parlato un attimino di Walk Through the Fire, questo album io lo vedo veramente come un concept album, cioè lo vedo proprio come un camminare nel fuoco. È come se partissi da ciò che c'è in superficie e ogni brano è un andare sempre più a fondo fino a poi a riuscirne con una consapevolezza nuova. Questo disco è veramente un viaggio, secondo me. E questo brano, che si trova praticamente al centro dell'album assieme a Grow, che sono effettivamente i due pezzi più intimi e viscerali dell'album, secondo me non è a caso questa cosa. L'album è proprio un viaggio interiore all'interno di se stessi, alla ricerca della soluzione. Guarda, io ti confermo tutto, perché poi effettivamente andando avanti, come hai anticipato tu, c'è la prossima traccia che è Grow, che tratta dello stesso tema, e questo addirittura secondo me in una maniera più esplicita. Questo perché, questo l'ho scritto l'anno scorso, e si tratta del momento in cui stavo peggio di mo, e quindi proprio anche quando tu, Kiss, dicevi la musica come catarsi, salvezza, la musica effettivamente ti permette di salvarti, di curarti, paradossalmente. Non che si sostituisca ad altre terapie, ma che può essere una terapia sicuramente integrativa e da aggiungere alle altre, e che quindi permette poi alla persona di ritornare in strada, anche sfogare queste emozioni non sul proprio corpo. Ragazzi, non lo fate minimamente, sfoghiamo in un'altra maniera, che può essere salutare, come per esempio scriverlo in musica, rappresentarlo in arte, oppure parlandone con qualcuno. I mezzi ci sono, anche semplicemente adottando un gatto barra cane domestico, perché comunque anche la terapia, che consiste nella compagnia appunto di un animale domestico, di per sé funge appunto da terapia per la persona che sta male, perché lo stesso animale è come se fosse empatico. Se ci sono stati diversi casi di persone depresse o comunque che stavano male, che poi dopo si sono ritrovate in una situazione migliore perché magari avevano un cane, un gatto di compagnia, o perché hanno ascoltato musica che li ha fatti rivivere, o perché hanno fatto delle cose, dei lavori, o hanno fatto dei processi di lavoro intimo che gli ha permessi poi di uscire, beh, questo significa comunque tanto. Quindi, alla luce di ciò, proseguiamo su Grow, che, ripeto, è molto più esplicita, e l'ho scritta l'anno scorso quando stavo peggio di adesso. Eccola qui.
A me è sembrato di sentire quattro canzoni dello stesso album, di un genere totalmente diverso l'una dall'altra, eppure sono dello stesso album. E questa nello specifico, io difficilmente mi lascio trasportare da una canzone chiudendo gli occhi. Questo è uno dei momenti in cui lo sto facendo, e in questo momento mi è sembrato di sentire quattro canzoni fortemente diverse, ma che comunque si vede che provengono dalla stessa persona, perché questa persona sta mettendo tutti i suoi problemi di una vita, tutte le sue frustrazioni, tutti i suoi desideri in un unico album, e questo si sente dalla varietà dei temi che tratti nelle canzoni, che si vede palesemente derivante dalla tua persona. E chiunque ascolti quest'album, ma che lo ascolti veramente, quello che ti posso dire per certo, che è tangibile, che è incontestabile, è che tu in quest'album ci stai mettendo la tua vita ed io lo sto sentendo, e tu mettendo in vendita quest'album è come se avessi sharato con la community dei tuoi fan un pezzo di te stesso, e questa è una cosa che ha molto più valore di qualsiasi altra cosa, perché è questo quello che secondo me fa un vero artista, o comunque secondo me un vero cantautore. Grazie. Io non so cosa dire, perché è come se in queste canzoni tu mettessi dei pezzi di te, e questa canzone in particolare, come hai detto anche tu, deriva da un momento molto brutto che hai vissuto, e a me è arrivato praticamente tutto come un treno che ti passa addosso, e io non so che dire, perché sennò scoppio a piangere, quindi ti faccio soltanto i complimenti, perché io ti capisco in tutto quello che hai passato barra stai passando, e niente, mi fai emozionare come una bambina quando vede Babbo Natale, quindi grazie. Bellissimo questo complimento, bellissimo, bellissimo. Non si vede magari, però sono un po' commosso, cioè un po', sembro... Sono commosso comunque a queste parole, perché anche da quello che hai detto prima ti capisco anch'io profondamente, ripeto, siamo sulla stessa barca, e quindi anche che ci sia stato questo effetto empatia di comprensione reciproca per me significa molto, come anche Zavia ha capito al volo quello che ho fatto, cioè sto letteralmente condividendo me stesso in pubblico, e non è una cosa facile da fare, non significa che questo fa di me una persona in un posto più alto, perché comunque è difficile farlo, semplicemente sto al pari di tutti gli altri, c'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, c'è chi lo vuole fare, chi non lo vuole fare, e quindi di conseguenza ne derivano anche modi di esprimersi e di scrittura diversi. Quindi quello che avete detto è veramente prezioso per me e vi ringrazio tantissimo. Io direi che è proprio una risposta al brano di prima. Puoi salvarmi? Cresci. Questo secondo me è il messaggio molto chiaro. Io, per esempio, lo vedo proprio come il rovescio della medaglia di Can You Save Me. Can You Save Me è la domanda. Grow è il momento in cui lo esorcizzi, il momento in cui tu proprio fai un attimo ordine sulle tue idee, e proprio il fatto di intitolarla Grow è bello, ma in realtà questo brano è vorrei crescere ma non vorrei crescere, e mi porto la malinconia anche troppo, cioè è la vita questo, eh. Attenzione, qui non è solo una cosa di emotività, è proprio la vita che è così, un continuo cadere, rialzarsi, farsi mille ferite ma da portare poi con orgoglio, e queste sono delle ferite, attenzione, sono delle ferite ma che tu hai nobilitato, le hai rese nobili con la musica, dandogli una forma, un ordine. E forse la frase più bella di questo brano è: c'è una luce là fuori, dovrei prendere quella porta, aprirla, correre e andare verso quel bagliore. Io la vedo come una cosa di speranza, come se io sono in una stanza buia, so che lì c'è una porta che mi porta alla luce, dovrei farlo ma ne ho paura, e questo perché mi porto appresso tante ferite del mondo esterno. Però c'è un arrivo a una consapevolezza, a un messaggio positivo, secondo me il messaggio proprio di a un certo punto mandare un attimo a cagare tutti i dubbi. Che faccio? Rimango nel mio? Esco? Cosa faccio? Ma alla fine, al di là di tutto, se io quella porta non la apro, come faccio a sapere cosa è meglio per me? Il problema è anche quando la porta non la vedi. Il problema è anche quando la porta non la vedi. Però sai che c'è. E già sapere che c'è quella porta, secondo me, è una cosa già molto importante. Perché la porta sai che c'è. Nel momento in cui sai, incominci a cercarla. Anche camminando attraverso il fuoco, giusto Leo? Visto sì. Che il prossimo brano è la title track. Sì, il prossimo brano è la title track di tutto l'intero album. Ed è un brano alternative rock, alternative metal, che vuole essere un incoraggiamento da parte del suo
scritto, a unirci tutti insieme, aiutarci gli uni gli altri in un sistema di solidarietà, così che superiamo questo fuoco che ci distrugge, che ci intrappola, un po' come quando si è vittime e pompieri del proprio incendio e anche di un incendio collettivo, per cui ci sono altre vittime e pompieri del proprio incendio, il quale si unisce ad altri incendi di altri vittime e pompieri del proprio incendio. Quindi un sistema collettivo che si unisce mano a mano, per cui c'è un prendersi la mano reciprocamente, scusatemi, e quindi di conseguenza, dai e caspita, facciamolo, camminiamo in mezzo al fuoco. No, non della serie che improvvisamente dobbiamo diventare tizzoni, non intendetemi a male. Il discorso è molto metaforico e di speranza, qui in particolare, veramente. Passiamo quindi a Walk Through the Fire. Ed eccoci qua. Leo, mi stai ammazzando. Mi stai completamente ammazzando. E io voglio dire solo una cosa, che io questa canzone la dedico a me per cercare di darmi forza, scusate, per cercare di darmi forza e che tutto prima o poi passerà. Basta. Non ti preoccupare, ti capiamo perfettamente e ti mandiamo tutti quanti un abbraccio. Grazie. Grazie. E beh, ragazzi, che pezzo questo. Bello tosto, bello carico. Vabbè, qua siamo proprio dall'altra parte, come si suol dire. Cioè, abbiamo attraversato il fango, abbiamo attraversato il fuoco e adesso si ricomincia a camminare. E questa è una cosa bellissima. Darkness can last forever, bellissimo. L'oscurità non può durare per sempre. Ed è dannatamente vero. Questo si risposa anche con una cosa che stavo scrivendo io, questa cosa che l'oscurità non può durare per sempre. È un off topic, quindi c'entra relativamente poco, però me l'ha ricordato questa cosa dell'oscurità che non dura per sempre. Con questa mia ambientazione dove c'è questa ciclicità, dove c'è un equilibrio tra luce e ombra che a un certo punto verrà spezzato e comincerà questa sorta di lotta dove ci stanno delle mentalità contrastanti e c'è stata questa luce assoluta, quindi non c'era niente nell'universo se non appunto la luce, e poi rendendosi conto di ciò si è volontariamente spenta per dar spazio all'oscurità assoluta e ricominciare il ciclo, perché poi ci sarà una nuova scintilla che creerà una nuova piccola luce dell'oscurità che diventerà sempre più grande fino a che non si ricrea l'equilibrio, e questo ritornerà a essere rotto di nuovo con questa cosa fino a quando non ci sarà una luce assoluta, e ciclicamente continua così. E ogni volta si conclude con la consapevolezza o la rivelazione che non può esserci luce assoluta, altrimenti non ci sarebbe niente. Io ti dico che non sei andato off topic, perché gli equilibri ci servono sempre. Questo non deve assolutamente puntare il dito contro gente che invece l'equilibrio non lo vede, non c'è nell'equilibrio, o come si suol dire, quel concetto non lo vede manco col cannocchiale, ma per motivi che magari non dipendono da quella persona. Io, Mars, ti mando un abbraccio veramente forte e ripeto, tranquilla, non mollare, perché se sei ancora qui veramente vuol dire che sta battaglia la stai combattendo bene e tanto, quindi ci sta che tu possa provare questo e non te ne devi assolutamente vergognare. Quindi qua ti mandiamo tutti quanti un abbraccio, stai tranquilla e vedrai che ce la farai. La faremo tutti in un qualche modo. Come ho detto nello stesso brano, l'oscurità non può durare per sempre, anche se senti la tua vita marcire. Finché c'è qualcuno che crede in te, fai questo sforzo con me e cammineremo in mezzo al fuoco. Infatti, Walk Through the Fire è proprio un viaggio fra quelle che poi dopo sono le fiamme della vita, e queste fiamme sono poi rappresentate da tematiche forti. Ne abbiamo parlato prima inizio live, ogni tematica è importante,
dobbiamo prestarci attenzione così che poi dopo da ogni tematica possiamo imparare. E infatti, guarda caso, poi arriva la prossima che è molto particolare e riguarda una storia vera. Quindi se Night in Doom dice a forza di sentirti dire non sei solo ti stanchi, io te lo ripeto lo stesso, non sei sola e non lo sarai mai perché qualcuno ci sarà sempre. È vero, è facile cadere, ma bisogna rialzarsi perché valiamo già dal fatto che respiriamo. È facile dirlo, è difficile attuarlo come concetto, parlo pure per me. Non è che io improvvisamente so il santone fuori dai problemi che sta su una montagna, stile Siddhartha nelle immaginazioni collettive che fuorviano completamente dalla religione e che rientrano più nel fantasy. Non sono quello assolutamente, perché pure io ci sto all'inferno, letteralmente. Quindi, ripeto, siamo sulla stessa barca. Poi dopo non so se sia Caronte o Flejas a dirigerla, quello sarà compito dei fanatici della Divina Commedia a stabilirlo. Quindi veramente un abbraccione veramente forte e sono contento ancora che ci sia empatia tramite questi pezzi. Quindi veramente dai, è così, statti tranquilla, non mollare e vai avanti. Io credo che più passano le tracce, più penso, cavolo, è bellissimo, perché è come se tu avessi fatto delle istantanee che tu guardi, consapevole che sono le tue istantanee, perché sono le tue istantanee, ma c'è una consapevolezza dietro, cioè c'è la consapevolezza di guardarle anche con, passatemi il termine, il distacco necessario. È come se tu avessi stampato queste foto e te le tieni lì per ricordarti il tuo percorso. E è un percorso di cui secondo me bisogna essere estremamente orgogliosi. Io credo che sia proprio bello riuscire poi a un certo punto a ascoltare questi brani, che siano i tuoi, che siano i miei, che siano di tutti. Cioè, ascolti questi brani con la consapevolezza del percorso che hai fatto. Il fatto che li stai ascoltando, li stiamo vivendo insieme, ci stiamo anche bliddando dentro insieme tutti quanti, perché tutti noi siamo veramente toccati da questi brani qua, tutti allo stesso modo, credo. Però credo che questa cosa sia assolutamente importante. È importante perché dice: questo è il percorso che ho fatto e sono qui per contemplare quello che io ho fatto e per donarlo agli altri come monito della serie. Sono qua e vi sto dicendo che cavolo vuol dire camminare nel fuoco. Unitevi a me, facciamolo insieme. Facciamolo insieme, perché più si è e più le barriere cadono. Perché più si è forti insieme, più tutte le varie barriere crollano. E questo è un messaggio importantissimo, che secondo me è proprio la morale di tutto questo album. Cioè, l'unione attraverso il fuoco, cioè camminare attraverso il fuoco e unirsi per far sì che questo percorso sia il più bel percorso che puoi fare nella tua vita. È veramente bello, 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 non mi stancherò mai di dirlo, perché vedere tutti questi brani uno di fila all'altro, trovarci questo filo rosso, credo che niente capita mai per caso. E il fatto che stiamo condividendo questa esperienza, queste sono le cose che ti fanno dire che è bello essere vivi, per poter ammirare quello che una persona riesce a fare quando prende se stesso e canalizza tutto all'interno di 7 brani che sono dannatamente intensi e pieni di verità. È troppo bella questa cosa, il fatto della verità, la chiarezza. Queste sono due parole che nella mia vita ultimamente ricorrono tantissimo e sono felice che ricorrano anche in questo senso, perché in questo disco sei chiaro, lucido e soprattutto vero, che è una cosa che manca a tanti cantautori come noi, proprio la verità in quello che si fa. E per me questo è soltanto una cosa di cui andare fieri, ma veramente tanto. È bello essere veri anche nelle nostre reazioni, è bello essere veri anche in questo, perché la verità è una cosa tanto sottovalutata oggi e è una cosa che tutti devono imparare, la verità, non aver paura di essere veri davanti alle persone. E io credo che oggi hai fatto veramente un qualcosa di magico. Grazie. Grazie. D'accordo.
Mi è fatto appena venire in mente un brano che è The Key Switch Engage, che si chiama I Am Broken Too, che trasmette lo stesso messaggio e dice: se hai bisogno di una prova ti riapro le mie ferite, proprio per citare uno dei versi del ritornello. Nel bridge Jesse Rich, praticamente, che è il cantante di The Key Switch Engage, dice: continuo a fare gli stessi errori solo per sentirmi ancora vivo. E questo dice tanto del nostro essere umani, della nostra necessità di essere umani comunque e autentici, appunto, perché diventare una maschera, come direbbe Pirandello, e quindi di conseguenza adesso io aggiungo, non è il massimo per niente. Purtroppo è vero, nella vita si incontreranno tante maschere e pochi volti, ma è bello quando si incontrano invece tanti volti e poche maschere. Ed è il caso che succeda questo, perché l'onestà fa veramente tanto e aiuta tanto a se stessi e anche al prossimo. Procediamo con la prossima traccia, la numero 6, che si ricollega appunto al discorso che facevo poc'anzi, Fate. Questa parla purtroppo di un evento realmente successo, il 1 febbraio di quest'anno praticamente. Una ragazza a Milano, ahimè, ci ha lasciati per non aver passato comunque un esame. È andata in bagno, ha scritto un biglietto dove lei chiedeva scusa per i suoi fallimenti sia negli studi che nella vita. A 19 anni comunque si è definita un fallimento, e questo già è grave, perché vuol dire quanta pressione c'è. Quanta pressione aveva lei sia internamente che esternamente, sia da parte magari di X persone che non sapremo mai, sia da parte della società, che alla fine è la causa più facile da trovare per un esterno che sente questa storia, quindi un esterno come me. E questa è la prova che noi veramente dobbiamo andare avanti, perché ci sono purtroppo persone che non ce la fanno e noi, ad onor di loro, a maggior ragione dobbiamo cercare di farla, perché ci sono persone appunto che non ce l'hanno fatta. E quando io ho sentito l'evento, proprio ho voluto sfogare con questo testo, che è un'altra power ballad alternative rock, alternative metal. Via il brano. Questo è stato uno di quelli che mi sono piaciuti di più ritmicamente, molto bello. Io, vabbè, ho passato tutta la live a piangere in pratica. Però vabbè, io sono così, quindi per me è un tema molto molto importante, non so se tu mi puoi capire. Ti capisco perfettamente, figurati. Mi immaginavo che anche su una roba del genere ti ci saresti comunque immedesimata. Anche perché poi a maggior ragione per comunque i feedback che mi hai dato riguardo ai brani precedenti, immaginavo che poi dopo su questa te ci saresti potuta anche solo un minimo immedesimare. Io non credo nelle coincidenze, Andrea lo sa. Ora lo dico e non me ne vergogno. Ieri io ci ho provato e oggi io ascolto questa canzone e mi ci rivedo. Non, cioè, mi ci rivedo in un modo che, cioè, per me è un tasto molto delicato. Sono anni che ci provo, però sono ancora qua, quindi a parlare con voi. Ho conosciuto te, cioè, come ho detto prima, io non credo nelle coincidenze, quindi secondo me non è un caso il fatto che io abbia sentito il tuo album, non è un caso il fatto anche che passiamo magari le stesse cose, reagiamo magari alle stesse cose, magari in maniera diversa, perché ovviamente non ci conosciamo e siamo conosciuti oggi. Però veramente io quando ti sento cantare, quando ti sento dire determinate frasi, determinati tipi di concetti, il mio cuore e il mio cervello vanno tipo, non so come spiegarmi, cioè è un flusso di emozioni. Io in questo momento sto provando un flusso di emozioni che da una parte è felicità, tipo
ok, non sono sola in quello che sto passando. Dall'altra invece mi dispiace perché ci sono persone che stanno nella mia stessa situazione, ci sono persone che lottano contro la depressione, contro altre malattie mentali e ci sono purtroppo persone che non ce la fanno. Ed è proprio quello che sto passando io, perché appunto ieri, ok? Sì. E quindi grazie per questo brano, grazie per aver dedicato questo brano a questa povera ragazza. E o comunque a tutti gli altri suicidi che ci sono in Italia o comunque nel mondo in generale. Grazie per le parole che spendi, grazie per trasmettere tutto questo dolore, ma allo stesso tempo far capire che purtroppo queste cose esistono. E niente, grazie. No, grazie a te che condividi comunque queste emozioni e... mi fa piacere che tu sia ancora rimasta fra noi e veramente non dirti non lo rifare più è limitativo, perché può sembrare come puntare il dito e basta. Più che altro io ti posso dire questo: se lo fai, purtroppo, ed è questa è una cosa che è un concetto che sto sto imparando e che ho imparato. Se lo si cerca di fare, purtroppo non si risolve un problema, ok? Piuttosto lo si trasferisce. Quindi, veramente, cerca di farti forza e di prendere forza. Quindi, perché dico farti forza e prendere forza? Perché farti forza la prendi da te stessa, prendere forza la prendi anche dagli altri che te la danno e te la vogliono dare per farti rialzare. Perché così impedisci ai tuoi demoni interiori di innescare quel meccanismo che rischia di farti fare quell'errore, quello sbaglio, che non è, secondo me, da condannare con un dito puntato, è quanto un lutto personale sul quale riflettere. Non so se mi spiego, perché è un'azione sbagliata, però ti deve, cioè, però a chi sa, A chi viene a conoscenza di ciò deve far chiedere perché l'ha fatto, ma non perché l'ha fatto del tipo perché l'ha fatto, no, perché l'ha fatto, cos'è che la faceva soffrire. E come ha detto veramente un amico che stimo tantissimo, purtroppo la depressione è come se qualcuno ti puntasse una pistola, e quindi è veramente difficile agire con coscienza, con raziocinio. Quindi ripeto, il fatto di stare qua, il fatto di aver fallito il tentativo di abbiamo capito cosa, veramente è un segno buono, perché vuol dire che c'è una parte di te che ti ha detto no, non lo fare, lasciami in vita, lasciami assolutamente in vita. E quindi il fatto che di conseguenza siamo qui a condividerlo, concordo assolutamente con te, significa veramente tanto, e per me significa tanto anche che tu trovi il coraggio di condividere le cose in pubblico, perché siamo in pubblico, siamo in live, e veramente già parlarne a uno solo non oso descrivere quanto possa essere difficile per qualcuno che magari non parli facilmente di questo tema. Quindi già parlarne in live è qualcosa veramente di molto molto audace, soprattutto perché ne si parla con discrezione, senza mettere troppo del privato, e ne si parla per cercare di aiutare il prossimo, non per mettersi a nudo così alla berlina senza motivo. Non so se mi spiego, magari ho usato anche un'espressione sbagliata. Io, che dire, condivido quello che dite, nel senso, le cose non succedono mai per caso. E la gratitudine per tutto questo è tanta. E ci sono tante cose nelle nostre vite che cambiano, mutano. E a volte, sai... e questo mi riferisco proprio a te, Mars. A volte
le cose non vanno come devono proprio perché non se ne parla. Non se ne parla. Cioè, molto spesso ci si sente con un peso addosso che dici, ma chi mi vuole ascoltare? Sarei solo un peso. Ma in realtà il fatto di parlare, di condividere un po' di sano bleeding, come mi piace chiamarlo, è qualcosa di indicativo. I passi avanti si vedono da questo, si vedono da queste cose. Ogni giorno un passo avanti, ogni giorno un passo avanti. Tra l'altro la cosa che... Poi di questo brano c'è anche un video online dove abbiamo partecipato sia io che mio fratello che Omar. È un video molto... molto strong, molto, molto bello, però molto significativo, e in particolar modo proprio per il testo che proprio invita a questo, invita a non chiudersi, a non chiudersi dentro una corazza e dirsi sono un errore, ho sbagliato, chi mai mi può ascoltare, chi mai mi potrebbe vedere. È una cosa che abbiamo provato tutti, e chi più chi meno. Io sono fra quello che l'ha subita di più, e tu sai anche molto perché tutto il mio vissuto, tutte le mie cose, come anche lo sa Leonardo, come anche lo sa Omar, cioè nel mio vissuto c'è tanto di questo. La cosa migliore che ho fatto è stato proprio non chiudermi, cioè non chiudermi, ma piuttosto pensare che fondamentalmente parlarne vuol dire prendere consapevolezza, parlarne vuol dire prenderne consapevolezza e quindi rendere concreto qualcosa che è risolvibile, cioè nel senso è risolvibile, è difficile, è tutto, ma è qualcosa di risolvibile, è qualcosa di risolvibile. E io credo che in questo brano ci sia proprio una, oltre che una denuncia, c'è anche tanto di motivation, ok? Sul ritornello dice tempi duri vanno e vengono, tempi duri vanno e vengono, è normale, a volte ci sentiamo soffocare, ma noi sappiamo che con il coraggio e soprattutto anche con le cose, delle cose che ci fanno stare tutti quanti insieme, cioè diventa tutto, tutto più bello. Tra l'altro mi permetto anche di dire che Mars si è avvicinata da pochissimo a questo mondo, no? Vero. Da un paio di settimane fondamentalmente, perché io sono stato a Senigallia a fare una serata che poi è andata anche in onda su TVRS e lei è venuta con me fino a Senigallia completamente ignara di qualunque cosa ci sarebbe stato, di proprio tutto. E la cosa più bella che ricordo non è la serata in sé, ma quando stavamo tornando a casa che ci siamo messi le canzoni di Renga in radio e ci siamo messi a cantare. Sì. E questa è stata una cosa stupenda, perché proprio è proprio come dire cavolo che bello, cavolo che bello, cioè e questo proprio vale tutto, cioè queste cose, questi momenti valgono tutto. Assolutamente sì. Per il resto chiudiamo la live con quest'ultimo brano, quindi a tutte le donne che ci stanno vedendo e ascoltando, questo brano è per voi, in particolare se avete sofferto di situazioni in cui purtroppo vi siete ritrovate con un uomo che vi ha trattate purtroppo nella maniera più sbagliata che potremmo mai immaginare, e anche a voi diciamo di non mollare. Perché comunque anche una situazione di cui narro e di cui denuncio in questo pezzo può portare a drammi come quelli narrati nei quattro pezzi precedenti. Vorrei avere anche la versione vecchia di Cruel Lights. È vero, tu c'è la versione, tu c'hai pure, tu pure c'è la versione vecchia, perché ti sei occupato anche lì del mastering. La devo ritrovare, però penso di averla ancora, la versione vecchia di Cruel Lights, che era completamente diversa, tra l'altro. Sì, era completamente diversa e era un po' più ignorante.
Ero un sacco ignorante. Sì, diciamo più immatura più che altro. A voi donne, con tutto il mio cuore, con tutta la mia solidarietà, vi dedico Cruel Lights, nella speranza che voi siate delle ottime combattenti e che riusciate a superare anche questo incendio. Quindi vi auguro veramente il meglio del meglio che possiate avere in questo mondo. Eccoci qua. Beh, fine del viaggio. Già. Beh, questa era l'ultima. Beh, fine del viaggio. E ritornammo su a rivedere le stelle. Bello. Bello. Sì, sì. Di sto brano... Di Mars? No, ha detto bellissimo. Bellissimo. Ma di sto brano io adoro che è molto più elettronico degli altri, che c'ha questa batteria elettronica un sacco magnificente, è veramente figo, bello, bello, bello. Mamma. Rispetto alla versione vecchia veramente un passo in avanti, molti passi in avanti in realtà. Prima o poi sperimenterò l'elettronica in maniera più approfondita, lo sai questo, vero? Tu lo sai sì che abbiamo un pezzo insieme da fare, sì. Sì, sì, e quel pezzo probabilmente sarà l'occasione. Esatto, preparati, preparati. Ebbene. E niente. E niente, siamo giunti. Siamo giunti. Siamo giunti. Siamo giunti alla fine e come direbbe il sommo poeta, e ritornammo su a rivedere le stelle. Verissimo. Tramite una via un po' più pulita e un po' più sicura e meno scoscesa. Però siamo risaliti a rivedere le stelle. Esatto. Siamo fatti un bel viaggio attraverso il fuoco, no? Sì, sì. Come ho detto io, e hai detto le mie parole anche sulla presentazione del viaggio, è un viaggio fra le fiamme della vita. Esatto, esatto. E quindi, no, veramente, tu sai, no, io ti ho seguito per un paio d'anni... Ti ho visto nascere come cantautore, ti ho visto crescere come cantante, come musicista e tutto. Può sembrare scontato, ma sono veramente orgoglioso, veramente tanto orgoglio per questo lavoro che hai confezionato. C'è tanto amore, tanta voglia di divertirsi a fare questo, ma al tempo stesso dando un occhio alla profondità. Quindi veramente come album di debutto io penso che non poteva essere un debutto migliore. Grazie. Concordo. Un pezzo di te per debuttare, mi sembra giusto. Scusate se c'ho il naso chiuso, ma parlo un po' così per quello. Tranquillo. Ma come, non parli sempre così, Rick? Detto questo, ragazzuoli, sono contento per voi che siete rimasti. Spero vivamente che andrete su Bandcamp a vedere l'album. Streammatelo, prendetelo. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzuoli, da Kiss, da Zavia, da Mars e da Leonardo Cordetti è tutto. Ciao, belli!